in questo numero. Attacco a Mount Lucania, la nuova fantastica sfida di un gruppo di ardimentosi alpinisti lucani. Tra la bottega e l'altare. La loro parola d'ordine, avventura. Il loro campo di addestramento, la Basilicata, dal Pollino alle Dolomiti Lucane. Qui comincia la storia di quella che si annuncia una delle più grandi spedizioni dei viaggiatori lucani dell'Angolo dell'Avventura, associazione nazionale che trova in Basilicata una vivacissima sezione con sede a Potenza, nata 3 anni fa e oggi con 40 soci e tanti simpatizzanti e curiosi. Il loro campo base, Castelmezzano. Da qui parte la sfida lanciata dal TGR Basilicata. Scalare Mount Lucania, nello Yukon, Canada, 5.226 metri impervi, attaccati solo 2 volte nel 1937 e negli anni 70. Una montagna spaventosa e difficile, come racconta lo scrittore David Roberts nel suo libro Escape from Lucania, ossia Fuga da Lucania. È la storia di 2 alpinisti che nel 1937 scalarono Mount Lucania, dovendo affrontare situazioni estreme ai limiti della sopravvivenza. A dare il nome a questa montagna pare sia stato un grande avventuriero, il Duca degli Abruzzi, arrivato lì dopo un viaggio a bordo di una motonave chiamata appunto Lucania. Storia affascinante, e cosa ci sarebbe di più avventuroso se a scalare Mount Lucania fosse proprio una spedizione di lucani? Pur consapevoli del fatto che è una sfida molto difficile perché è una montagna molto tecnica e comunque sta in un posto veramente al di fuori dal mondo, noi accettiamo volentieri questa sfida straordinaria. Bisogna considerare che il Monte Lucania è al centro di un parco di 20.000 km quadrati, praticamente immerso nel deserto di ghiaccio nell'Alaska, tra il Canada e l'Alaska degli Stati Uniti. Per cui i problemi sono di avvicinamento molto particolari, quando si arriva soltanto con aerei dotati di pattini per atterraggio, tende molto particolare, le comunicazioni potranno essere soltanto via telefono satellitare perché il posto più vicino è a 50 km. Se arriva o non si arriva in cima, sarete i primi lucani a scalare, a mettere comunque i piedi su quella montagna. Credo che sia già un risultato incredibile il fatto di mettere su un gruppo di lucani, con qualche aggiunta probabilmente, si riesce o meno, poi non è questa la cosa più importante. La cosa più importante è arrivarci con lo spirito giusto. Ma c'è un po' di paura? Può sembrare strano, ma avere paura è una cosa importante, perché proprio la paura ti rende comunque più responsabile per affrontare poi il pericolo. Una spedizione che si annuncia costosa, ce la fate da soli? Ma sicuramente no, la spedizione è molto costosa non solo per arrivare in Canada ovviamente, ma soprattutto per arrivare sul ghiacciaio sotto la montagna, si parla di decine di migliaia di euro, non è costosissima rispetto alle grandi spedizioni, ma sicuramente ci vogliono molti soldi, soprattutto per la logistica. Infatti l'Angolo dell'Avventura Lucano conta altre esperienze significative come la scalata del K2, spedizioni impegnative in Bolivia e Perù, senza dimenticare mete alternative come la Birmania. Ci sono alcune persone che dicono che nei paesi in cui c'è una dittatura non bisogna andare per non, come dire, foraggiare il regime. Noi siamo convinti invece che non andare in questi posti vuol dire isolare ancora di più le popolazioni locali, che moltissime volte non hanno nessun mezzo per comunicare verso l'esterno. La Basilicata è il luogo ideale per prepararsi a tutti questi viaggi. Noi riusciamo a fare di tutto, riusciamo a fare l'arrampicata, l'alpinismo, lo circus, l'escursionismo, addirittura il torrentismo, la mountain bike, quindi la Basilicata è veramente un posto perfetto per fare tutte queste tipologie di attività, diciamo avventurose, fra virgolette. L'entusiasmo per l'attacco a Mount Lucania ha contagiato tutti, sia chi parteciperà alla spedizione in prima persona, sia chi darà un sostegno morale. Infatti è importante capire che l'avventura non è solo quella estrema. Al di là delle avventure di ricerca magari di ambienti naturali estremi o di visitare posti diciamo molto lontani, c'è anche quello diciamo della ricerca di, dei popoli, delle loro tradizioni o della ricerca archeologica. Quindi il viaggio come ritrovare qualcosa o quello di avvicinarsi a una cultura molto differente dalla nostra. Ma la base di tutto, fondamentale, è fare gruppo. Sicuramente il viaggio di gruppo arricchisce
colpisce di più, perché c'è uno scambio di opinioni, di idee, di punti di vista tra persone, quindi è quello che poi ti fa crescere, ecco, ti apre la mente. Noi cerchiamo di organizzare un punto di incontro per chi vuole in qualche modo anche esprimere una curiosità rispetto a questo modo alternativo di viaggiare, quindi chiunque voglia prendere parte o proporre delle proiezioni di diapositive di viaggi che ha fatto, avventurosi o meno, può farlo tranquillamente. Chi ha voglia noi di partecipare per esempio alle nostre presentazioni di libri di viaggio che noi organizziamo di solito può tranquillamente farlo, e poi se ha voglia di fare un viaggio nel deserto o in posti, nei porti più sperduti del mondo, o anche un viaggio culturale, sicuramente l'angolo dell'avventura è il posto giusto per sviluppare questa curiosità.